Un saluto agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, in questo video voglio parlarvi di un mio scorso video che vi ho portato qui sul canale. In quel video trattavo un unboxing là dove avevo acquistato un Google Chrome e un Google Chromecast con la relativa configurazione. Però quella configurazione io l'avevo eseguita sul mio secondo smartphone attraverso l'hotspot, e alcuni di voi proprio sotto quel video mi aveva chiesto se era possibile configurare Google Chromecast o il Google Home sull'hotspot del proprio dispositivo. Io posso dirvi con grande gioia che questa cosa è possibile. Senza perdere altro tempo, quindi direi di iniziare subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di andare avanti, voglio dirvi che dovete munirvi di molti giga proprio come il sottoscritto. Attenzione, questa non è pubblicità, ma devo santificare Vodafone perché mi ha permesso di ricevere giga illimitati a vita. Non solo posso lavorarci, ma posso fare anche questi tipi di configurazioni. Dopo avervi detto questo, possiamo andare avanti. Allora, se noi abbiamo collegato, come in questo caso, dato che parliamo di un Google Chromecast, l'abbiamo collegato già ad una nostra rete Wi-Fi, non dobbiamo far altro che fargli l'hard reset attraverso l'unico pulsante presente sul dispositivo. Oppure, se vogliamo toglierci questa seccatura dell'hard reset, perché so che una seccatura è secca anche me, possiamo agire direttamente dall'applicazione Home di Google, che voglio ricordarvi che è presente sia per Android sia per iOS. Agendo direttamente dall'applicazione possiamo cancellare il dispositivo in questione in modo da poter eseguire la riconfigurazione. Una volta che abbiamo fatto una delle due operazioni, ovviamente potete scegliere voi la via più facile, ovvero la via meno seccante possibile, possiamo partire con la configurazione. Prima di tutto dobbiamo attivare il Wi-Fi sul nostro dispositivo. Una volta attivato il Wi-Fi, possiamo aprire l'applicazione Home di Google ed aggiungere un nuovo dispositivo. A quel punto verrà rilevato il dispositivo, in questo caso il Google Chromecast, e partirà la fase di configurazione. Nella schermata successiva, laddove ci mostra tutte le reti Wi-Fi a disposizione, quelle non dobbiamo assolutamente pensarle. Skipparle tutte, scendere in basso alla pagina e cliccare sulla voce altre reti. E qui entra in gioco il nostro hotspot. Allora, in quella schermata dobbiamo inserire il relativo nome dell'hotspot del nostro dispositivo, il metodo di cifratura e la chiave di cifratura. E una volta fatto ciò, prima di andare avanti, qua dobbiamo attivare l'hotspot dal nostro dispositivo e, una volta attivato, possiamo cliccare avanti. Attenzione, per questa configurazione, per la connessione ci vorrà più o meno un minuto o magari due, perché tutto ciò varia in base alla copertura che avete in quel momento, e potete accorgervi che il vostro Chromecast è configurato nel momento in cui sul TV comincia a mostrare tutte le immagini installate su di esso, anche se il vostro smartphone vi dà ancora la connessione alla rete Wi-Fi in corso, quindi nessuna paura. E una volta che abbiamo fatto questa configurazione, possiamo chiudere l'applicazione Home di Google e da qui in poi possiamo sbizzarrirci come vogliamo, quindi trasferire tutti i nostri video preferiti dalle più note piattaforme come YouTube, Netflix o qualsiasi altra nota piattaforma. Oppure, come ho fatto io, lo sfrutto in un altro modo, dato che sul Google Chromecast io posso replicare direttamente il mio OnePlus 6 e dato che ci ho installato qualche gioco di corsa sportiva, posso sbizzarrirmi a farmi qualche buona partitina e divertirmi alla grande. Ma
Ma attenzione, io il Chromecast lo utilizzo anche in un altro modo, ovvero con il mio computer. Dato che il computer lo utilizzo collegato allo stesso hotspot di questo dispositivo, ovvero il mio OnePlus 6, beh, lo posso sfruttare in altri modi. Non solo posso trasferire i miei video preferiti da YouTube, Netflix e altre piattaforme video che ci sono in giro nel web, ma posso anche fare un'altra cosa. Per esempio, da Google Chrome, se io sto visitando una pagina web, posso replicare direttamente quella pagina direttamente su Google Chromecast. Oppure, se non vogliamo visualizzare solo quella scheda ma vogliamo replicare l'intero desktop, possiamo farlo attraverso l'opzione disponibile in Google Chrome e voilà, senza nessun tipo di connessione via cavo o magari VGA, HD o qualsiasi altro cavo, beh, attraverso il Google Chromecast possiamo replicare anche il nostro desktop. È vero, ci sarà un po' di latenza, ma ripeto, tutto ciò varia in base alla vostra copertura in quel momento. Però se avete una buona copertura, la latenza è davvero minima, quasi non si nota. Allora ragazzi, come detto all'inizio di questo video, beh, per usufruire di questa configurazione dovete munirvi di molti giga, proprio come ho fatto io, quindi volevo ricordarvi questa cosa. Allora, io il video l'ho finito, finisce qua, e beh, che dirvi, come al solito aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, se conoscevate già questo metodo di configurazione oppure se lo avete scoperto attraverso questo video. Insomma, voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, e se questo video vi è piaciuto vi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su, ed ecco che sono partite le animazioni, le nuove animazioni che vi ricordano di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividere questi video perché aiutano molto il canale. Ma soprattutto voglio ricordarvi che sono presente anche su Instagram, perché su Instagram ogni giorno parlo con un bel po' di voi, ma soprattutto su Instagram tutte le novità passano prima da lì e poi arrivano qui al canale. Quindi l'animazione ve lo ricordo, ma trovate il link anche qua in basso nella descrizione. E noi, beh, come al solito ci vediamo sempre qui domenica mattina sul mio canale YouTube. Ciao!